Le 10.31, lunedì 26 aprile, noi siamo così per qui annunciare. Non è cambiato nulla. No, sei sempre distante. Le distanze sono sempre... No, sulle note, tra l'altro il farmacista, le piace questo brano? La trovo terribile. Benissimo, questa perfetto. Verrone. No, nel senso terribile la canzone, terribile Max Gazzetta. Un po' di tutto quanto, tutto quanto. Massacrato uno dei protagonisti di Sanremo, benissimo. Passiamo da Milva a Max Gazzetta, dice. No, ragione. Crolla tutto. Ma adesso come faremo noi a riportare tutto in alto? Riportiamo tutto in alto grazie all'ospite che sta per arrivare. E chi è? È Valeria Gracci. Valeria! Eccola! Ciao, buongiorno! Buongiorno! Non arrivate molto in alto con me perché sono alta 1,52. Io lo sapevo che lo avresti detto, però dal video non si vede, Vale. Sembra perché, che sei altissima. Ma perché sei in piedi in questo momento? Ciao. Scusa, lui è proprio così di natura, non ci si può fare nulla. Ho fatto le corna. Hai fatto bene. Senti, Vale. Ho salutato, ma infatti ciao Vale, tutto anche bene? Anche noi. Senti Vale, domanda di rito ai nostri ospiti, anche se è molto semplice, ma in questo periodo molto importante. Come stai? Ma allora, è sempre gradita questa domanda. Soprattutto di questi tempi. Già. Grazie a Dio sto bene, sono in una fase di grande cambiamento della mia vita perché sono immersa negli scatoloni, non si vede ma meglio così, perché sto per traslocare, torno nella mia amata Milano, quindi sono in una fase di rinnovazione. Perché adesso, scusa la domanda, dove sei? Se visto che parliamo di città, sei in un'altra, ovviamente non a Milano. Sono a Roma, sei romana, certo. Nella capitale. Ma no, ci dispiace perderti come cittadina romana. A me no. Beh, anche lì c'è tanto caos, traffico, orari, insomma, anche lì è... No, guardala. Non funziona. Tutto. Invece a Roma non funziona una mazza, Valeria, benissimo. Ciao Virginia. No, scusa, allora ce lo devi dire come la mamma di Virginia Raggi. Allora, guarda, Virginia mia mi fa fare sempre delle figure del merda, posso dire. Veramente non ne ha azzeccata una, Virginia. No, perché questo è uno dei tuoi personaggi a Striscia la Notizia, perché ne fai tantissimi. Uno poi dopo te lo chiedo, magari dedicato a mio figlio piccolo. Potrai già immaginare qual è. Peppa. Oppure... vabbè, ma guarda, la maiala me la chiedono sempre, sai? Ah sì, benissimo. Tu sai che ha dichiarato Virginia Raggi, no? Quando gli hanno messo la fascia tricolore, ha detto: ammazza queste orecchie, ma hanno eletto Miss Italia. Ha detto sta cosa è successa? Fa ridere questa cosa. No, era veramente becera. Era veramente becera. Era bovara. Allora, ho voluto Valeria, diamo un tono un po' più serioso, perché sennò qui la buttiamo troppo in cascina. Perrone, che prima ha commentato la canzone di Max Gazzè, soltanto lui può fare queste cose. Ma io la trovavo terribile quella canzone. Nemmeno a quelli ai malati, quelli terminali. No, ma Perrone, non esageriamo. Perché fa un repertorio tutto uguale. La canzone dell'anno scorso era uguale a quella Perrone, scusi, tutte, però lei sta proprio Perrone. Ma lei lo sa che Gazzè si è ispirato a Leonardo da Vinci ma per questo disco? Ma si a chi gli pare se la cantasse a casa sua. Benissimo. Non a Sanremo. Perfetto. Comunque, ritorniamo a Valeria Gracci. Perché c'è un motivo per cui ci tenevo ad averla oggi. Perché oggi, come vi ho detto telefonicamente qualche giorno fa, è il Big Day. Il Big Day esiste nel grande giorno, perché oggi finalmente, lunedì 26 aprile, riaprono, oltre i bar e i ristoranti che possono servire all'aperto, riaprono anche se con limitazioni i teatri e i cinema. E quindi Valeria è una brava imitatrice, ma principalmente è una grande attrice, è parte di questo mondo che riapre oggi, e quindi voleva portare una testimonianza vivente di quello che sta per accadere in tutta Italia. Come la vivi questa riapertura, Valeria? Intanto grazie per le belle parole, prima cosa. Seconda cosa, ti posso dire, non c'è cosa migliore che riaprire teatri nel momento in cui la gente ha più voglia di uscire, di stare all'aria aperta in assoluto. Forse si poteva fare anche prima. Brava. Con le misure di sicurezza
perché poi abbiamo visto anche in questi ultimi mesi situazioni televisive con pubblico dove sembra che non fosse accaduto, che non sia successo nulla nel mondo. Quindi in realtà sono sempre per le riaperture, non solo dei teatri, dei cinema, ma anche dei ristoranti e di una categoria che ha sofferto tantissimo in questo ultimo anno. Però ecco, diciamo che mi auguro che sia propedeutico alla prossima stagione teatrale, più che altro per questo, perché come ben sappiamo la stagione teatrale poi si chiude a maggio, quindi riaprire per un mese suona un po' strano, no? Suona quasi un po' Da presa in giro, passatemi infatti però... dico sempre a questo proposito che tempo fa, non ricordo chi, su un quotidiano qualcuno ha detto, dice, beh, riaprire i teatri ad aprile è come far partire la stagione balneare a novembre. Non ha senso proprio, certo. Suona un po' strana, però per carità di Dio, io non sono, per quanto possa avere a che fare con i politici quando vado a prenderli in giro, non sono tecnica di queste cose, quindi parlo solo per quello che conosco, certo. Però sono anche una spettatrice, una che ama andare a teatro, al cinema, e fa un po' strano tutto questo, però speriamo che possa essere di buon augurio. Ma sì, perché comunque purtroppo il problema di tutti questi discorsi riguardo i teatri è le contraddizioni che abbiamo vissuto in tutto questo periodo, perché io per esempio dico una banalità, ieri pomeriggio, giornata meravigliosa di sole, tutti quanti che volevano giustamente prendere il gelato, ecco, fuori alle gelaterie c'era un assembramento che neanche a un concerto degli U2, tutti senza mascherina per tutti mangiare, senza mascherina, il gelato, tutti certo. Allora dico, no? Accalcati. Che vuol dire tutta sta attenzione se poi succedono queste cose? Perché ovviamente la gente ha voglia di vivere e di ritornare alla normalità. Ci sono delle contraddizioni che poi non motivano e non giustificano il fatto che i teatri siano chiusi, che i ristoranti devono... Ricordiamo sempre che il teatro a livello di contagi, un solo caso. Quindi... in generale nei teatri, quindi. Mi sono sempre chiesta una cosa. Ma lo dico da ignorante, nel senso da una che ignora determinate misure, ma se io vado a teatro a vedere uno spettacolo, alla fine l'importante è che abbia uno spazio a fianco a me, perché poi ho delle persone davanti a me che mi stanno di spalle, quindi come posso pensare di contagiarmi in un teatro che è, certo, una zona... Ma infatti il teatro è stato ed è uno dei posti più sicuri. Anche il cinema è la stessa cosa. Anche il cinema, certo. Uguale. Certo, il cinema è la stessa cosa. Io avevo una commedia che avrei dovuto fare a marzo di quest'anno qui a Roma, che chiaramente è stata presentata in teatro a settembre dello scorso anno e che poi è palesemente sfumata, ma già si sapeva. Quindi non so se verrà recuperata, non so che cosa accadrà l'anno prossimo. Quindi è tutto così un po' appeso. Guarda, noi che poi facciamo parte di questo settore, ecco che Angelo appunto ha voluto che tu fossi nostra gradita ospite, appunto anch'io con uno spettacolo teatrale, questo per far capire magari a chi vuole e pretende che i teatri riaprano così. Per esempio la produzione teatrale dello spettacolo che io stavo facendo con Max Pisu e Gianni Ferreri ha riprogrammato lo spettacolo a gennaio del 2022. Beh, tutto è stato posticipato. Cioè, sì, però nel senso che le produzioni teatrali, a differenza di quello che gli altri credono, non pensano di ripartire ad ottobre del 2021, ma direttamente il prossimo anno, perché con tutte le limitazioni che ci stanno, le produzioni teatrali non ci rientrano di tutte queste spese. Speriamo che le vaccinazioni vadano più in fretta e quindi le aperture siano un po' più programmate e anticipate più che altro ai tempi che si pensa, certo, ecco, no? Infatti bisogna sperare che le vaccinazioni chiaramente arrivino il prima possibile, ecco, esatto. Cosa che ci auspichiamo. Senti Valeria, qual è il tuo prossimo impegno con la Striscia la Notizia? Ma il prossimo impegno di vita. No, di vita, ma visto che per riportare un po' in alto. Adesso non è che tutta la carriera della Graci è consolidata solo a Striscia la Notizia. No, brucia anche lei, fa delle cose. Per quanto riguarda la mia opinione, è Striscia la Notizia che ha acquisito. Certo, Valeria, però volevo Graci. Dire se magari c'è un servizio prossimo della Graci per Striscia la Notizia. Sì, certo. Perrone, lei oggi è indisponente. No, si diceva ficcante, è sempre
ficcante. No, lei non l'ho detto, ficcante. Brugia, vabbè, lei allora, ogni tanto non deve parlare. Allora, Paciullo è ficcante, lei è indisponente, la Graci fa la maiale, Peppa Pig, che cosa facciamo qui? E lei disturba. Signor Perrone? Prego. Signor Perrone è un vero signore, un galantuomo. Io consiglio ora il bigliettino con il mazzo di fiori che lui ci, di fiori di rose bianche che lui portò in trasmissione. Volendo abbiamo anche il contributo video di questa cosa. Adesso prende preparato Paciullo. Certo. Che Paciullo, lei deve diventare in un attimo Gianni Boncompagni della situazione, come faceva Disco Ring, sì, che mandava a cantare Orietta Berti, sì, sì, e poi faceva partire la musica di Orietta Berti in playback, naturalmente. Quindi lei deve fare adesso questa manovra da grande artista. Ma ci proviamo, mandare facciamo il contributo tutto. E diventare un mix tra Enzo Trapani, Enzo Trapani, che salutiamo, che sta lassù, che ci guarda insieme a Gianni Boncompagni. Vero, vero. Abbiamo ma così che riferimenti alti. Ha visto che riferimenti alti che abbiamo, Enzo Trapani e Gianni Boncompagni, eh? Se vuole le dico anche Antonello Falqui, no, non lo dica. Romolo Siena, non lo, non insomma, lo dica. Tutti grandi artisti, va non bene? Lo dica, non lo dica. Ecco, vedo che adesso è un po'. No, no, ma noi ce l'abbiamo. Quindi dicevamo, sì, perché... ritornando a Valeria, me lo voglio sapere. Allora, ci sono dei. No, dicevo, di Striscia la Notizia, voglio sapere se è programmato un servizio. Ce l'avrà? Sì, può essere di sì. Ma che te lo dice a te? Di magari di Mancia e Orso? No, allora di Mancia e Orso basta, perché l'abbiamo fatta una stagione per pochi mesi e poi basta, perché veramente c'ho anche una dignità. Io ringrazio sempre Antonio Ricci, ma mi fa fare sempre dei personaggi veramente. Almeno a Sanremo ho potuto indossare abiti meravigliosi, ho potuto sentirmi donna, ma Striscia la Notizia, a meno che non mi faccia condurre, ma per il resto sono sempre con delle ciofeghe di proprio. Allora lo facciamo vedere, chiediamo alla regia. Facciamo, facciamo prima un preambolo. Un preambolo, la gente certo, non capisce. Certo. È una trasmissione di Rai 1 che va in onda, che andava in onda la mattina al posto di quella di Eleonora Daniele, si chiamava Quelle Brave Ragazze, ed era condotto da Valeria Graci, Veronica Maia, Arianna Ciampoli e La Maio. Era una trasmissione di successo tutta al femminile. Io avevo una rubrica fissa una volta a settimana e questa è l'ultima puntata dell'ultima stagione in cui io faccio una sorpresa alle 4. Vediamo come vediamo, si è presentato vediamo, eccola il qui, eccola qui, vediamo, grazie alla regia, facciamo vedere. Ce l'avete! Eccolo! Che bello! Un galantuomo! Che emozione, ragazzi! Ma che bello, che bello, eh? Devo dire che è stato molto bello, vero Vale? Guarda, io ricordo quel momento perché arrivarono queste rose bianche con il bigliettino e fu un momento chiaramente che noi non potevamo non aspettavate. Sapere, non ci aspettavamo, ma ci fu veramente un grande momento di emozione, ma anche da parte di Angelo, si è commosso anche Angelo, ci siamo ritrovati in una situazione di imbarazzo bello. Certo, quelle cose inaspettate che, sì, non te che fanno piacere, fanno soprattutto piacere, certo. Sì, sono quei gesti belli che solo un signore, un galantuomo, insomma, come il Perrone sanno fare. Perrons. Come mi chiamava lei mi chiamava Perrons, tutti mi chiamano Angelino, Angelone, lei è l'unica che mi Perrons. Chiama Perrons. Senti Valeria, veramente a prescindere anche, Striscia la Notizia, no? Prossimi perché sennò impegni. Brugia allora, facciamo una cosa, ci penso io. Ma che c'è Valeria, allora, prossimi impegni in base alla tua bravura, perché ormai sappiamo che sei, dove ti mettiamo sei brava, scontata. Sei brava. Come sei scontato? Hai degli impegni? Sì? No, in realtà
la conclusione dell'anno di Striscia la Notizia fino a giugno. Poi io sono sempre in diretta il weekend su un competitor che è RTL, però prestata a voi oggi solo per amore di Perros. Lo sappiamo. E poi il mio ritorno a Milano, chissà che cosa può restituirmi Milano, che è la mia città. Vediamo che cosa succederà da settembre. Io incrociamo le dita per te. Poi si vedrà. Va bene, senti Valeria, noi ti ringraziamo. Grazie per essere stata in diretta con noi, ci hai fatto un bellissimo regalo. Valeria. Ringraziamo anche RTL per, come hai detto tu, per il permesso che ti ha appunto consentito di essere in diretta con noi. Esatto. E noi ti auguriamo il meglio, davvero. In bocca al lupo per la tua vita privata e per la tua vita lavorativa. In bocca al lupo anche a voi, che siete due attori bravissimi, perché vi ho visto tutti e due a teatro. Grazie Vale. Viva il lupo. Grazie. E ringraziamo Angelino per aver fatto da ponte. Ciao. Grazie. Spero che non faccia la fine del ponte di Messina. Ma perché deve fare la fine del ponte? Oggi Brugia sta facendo terribile. Terribile. Ciao Valeria. Grazie Valeria. Grazie. Fra poco.